Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di zombie. Come sapete, l'ultima volta sono morto e quindi siamo costretti. Chi sopravvive sta tutta nel grado di preparazione. Siamo costretti a recuperare tutto quello che avevamo perso. Tieni il rifugio ben rifornito e fai ciò che devi. Noi praticamente adesso abbiamo nello zaino tutte le robe che vengono date all'inizio: la pistola e la mazza da cricket di merda. Ecco, è anche un bastardo. Per fortuna tutti i potenziamenti ce li abbiamo, a quanto pare. Qua perché dice C4? Ah, i rompicoglioni, quando si devono mettere a rompere i coglioni proprio non capiscono un cavolo. Ma mo qua punteggio si è azzerato, perché mo si azzerano tutte una serie di cose, giusto ragazzi, poi succedono tutte queste cose quando muore un personaggio che voi stavate impersonando. Mo vediamo di non morire da capo. Andiamo a recuperare le cose dove le avevamo lasciate. Vediamo un po'. Ecco, Torre di Londra. Come la raggiungo? Vediamo. Victoria Memorial è collegata alla Torre di Londra, dove si vede che sta il teschio. Quindi significa che là sono morto. Mo vi spiego una cosa particolare. Praticamente, quando adesso andremo là, dove io ero morto nella scorsa puntata, diciamo così, ci sarà lo zombie di me stesso. Cioè, il personaggio che ero prima, che si era trasformato in zombie. Dobbiamo fare caso a sta cosa. Io adesso sono una femmina, praticamente, un sopravvissuto femmina. Eloise, non so come cavolo si legge. Troveremo poi lo zaino pure, quindi potremo recuperare le armi che stavano dentro e credo anche il resto delle cose. Oh qua. Che cavolo, cosa sta facendo sto scemo qua? Anzi, sta scemo. Ok, qua le cose si mettono male, già dai presupposti. Però io qua devo andare. Vediamo di identificare un po'. Ci sono due animali. Qui invece ci sono già degli zombie. Perché poi è successo quello che è successo? Perché ci stavano gli zombie che si facevano saltare in aria. Ma vediamo se riusciamo a... Ecco, vedete, lì c'è uno zombie. Io qua dovrei passare. Qua c'è uno che secondo me non è morto. Vediamo. È vuoto in ogni caso. Oh! Uno ci ha visto. Uno viene verso di noi, questo cicciabomba. Oh! Oh no. Ok, quello che si fa saltare in aria sta arrivando. Come devo fare? Sta per aprire la porta. Prendiamo la pistola. La pistola, madonna. Che stupidi! Comandi di merda! Oh, ecco, avete visto? Ho sparato a quello e quello si fa saltare in aria. Mamma mia. Sti maledetti kamikaze, che il gioco non avvisa, cavolo. Che, ecco, munizione della pistola. Che stanno, come si chiama, sti kamikaze. E io convinto sono andato a dare la mazzata in testa a uno di quei cosi che si è fatto saltare in aria poi, maledetta a lui. Questa parte la sappiamo. Telecamere non ce ne sono qui. Vabbè, andiamo. Siamo morti al porto, nei pressi della Torre di Londra. Oh,
Guardiamo, che cosa possiamo fare? Qui non ci sta nessun nemico, però se non sbaglio, mo è che si esce fuori all'aperto, vediamo. Tua madre è proprio una che sta sempre sulla statale, lo sai? Oh, vai. Adesso dobbiamo stare attenti. Dovrebbe stare lo zombie di me stesso. Guardiamoci bene attorno. Cavolo. Si era visto tipo. Ma che. Ah! Eccetera! Eccolo! Quello sono io! Quello sono io! Ero io! Ero! Come faccio ad ucciderlo? Che fa? Si butta giù. Che ha fatto? Ma perché la mira la butta là? Che ca... Oh. Prendiamo la roba. Portiamo alla riva il cadavere qua. Mazza da baseball, vai, 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 vai e vai. Oh. Oh, c'ho tutto c'ho adesso. C'ho tutto. Bene. Sistemiamo un po' i tasti pure, allora. D'ora in poi la mazza che ho data sarà il tasto su, no, il tasto destra. Mentre, vediamo un po', vediamo un po', la doppietta sarà sinistra. La molotov invece non la imposto e la pistola 2 volte, dai, 2 volte di qua. E la carabina 2 volte dall'altra parte, a posto. Ma fa tipo le cos'è? Che cavolo? Non riesco a capire che cosa sta succedendo. Vabbè, comunque adesso spariamo, vediamo di farli fuori. Ah, ho finito i colpi. Ma perché mira là? Oh. Ragazzi, fatemi vedere una cosa. Che cos'è questa cosa? Che cavolo è? Che cavolo è questo coso? Perché non posso... Il visore? Ah, quadro telecamera, perfetto. Là sì, bisogna andare. Vedete, vedete che cavolo succede quando provate ad andare là?
Non è che questa roba qua. Ah, sarà quello. Là c'è la lettera di D, potenziamento gittata. Fucile tattico M4. Madonna, no, perché non si può andare? Ok, oggi i figli di puttana si stanno mettendo d'accordo per rompermi i coglioni, però, a rompere veramente le scatole. Qua, questa puttana, per un salto del cazzo che hai fatto. Un salto del cazzo che hai fatto. Che è un salto del cavolo. E si fa male, fa... Ah, il cavolo. E qua? Chi è quel tipo là? Chi è? Vai a morire. Mo un attimo che devo sistemare qua. Ogni tanto la merda del televisore dà pure problemi, non so perché. Non so perché. Torre di Londra. Chi è? Me. Ma perché io ho quest'arma ancora in mano? Io quell'arma in mano non la devo avere. Scus. Allora. Boh, me la metti in automatico. La mazza da cricket, che me ne faccio? Usa il C4. Andiamocene. Trova il passaggio segreto. Ma che ho sentito? Ho sentito. Oh, mamma mia, mo. Aspetta. Non ho armi per contrastare quel coso, vediamo. No, vabbè, però perché non cadono morti ai miei piedi? No! Non ha niente. Adesso mi servono munizioni. Infatti, oh, l'ho detto e le ho avute. L'inventario è pieno. L'inventario è pieno, tua madre è piena pure. Ricarica. un colpo, veramente. Prima di attraversare quella porta voglio vedere. Niente, non c'è niente qui. La torta. Mangiati la torta, dai, che sappiamo già che non è la torta in realtà, ecco. Condente. È una barretta, una barretta. Che torta è torta? Se quella è la torta. Allora, la torta vera che cos'è? Torre di Londra. Bloody Tower. Sapevi che Carlo II ha fatto tarpare le ali dei corvi della torre dopo la Grande Peste? Questo e l'aver fondato la nostra organizzazione sono gli unici segnali del fatto che credesse anche lui alla profezia nera. Allora, ho capito una cosa. Beh, là, qua scommetto che non si può andare, vediamo. Infatti, lì non si può andare. Ho capito che qui è al salvataggio perché sta l'icona della casa. Accendiamo, infatti. Probabilmente, ecco, vedete? Sblocca la scorciatoia. Qua, chissà cosa c'è di qua. Sblocchiamo la scorciatoia. Dobbiamo ricordarci di venire qui. Per salvare. Vediamo che cosa ci aspetta qua. Una porta chiusa. Tutto questo per una porta chiusa. E mo scendiamo di nuovo. Devo dire la verità, questo gioco è uno dei giochi con la peggiore grafica per PlayStation 4. Vabbè che è stato rimasterizzato dalla Wii U. Però fa schifo marcio. Quella telecamera là niente. Non si può fare niente. La soda dove? Dov'è la soda? Dall'altra parte?
E io non l'ho vista. Dov'è che sta? Boh, la suda. La vede dietro due muri sto coso. Sai che è? A raggi X. Andiamo qua giù. Merda! Che cacchio! Merda, dove stai tu, eh? Pezzo di merda! Ah, sempre così, è sempre così. Beh, ovviamente qua è tutto scriptato, sbucano dal nulla i cosi. Gli zombie. Sono finito in una specie di catacomba, cella, non so cos'è. Oh! Fammi indovinare. Un gatto è morto qui, eh? Delle assi. Non mi dire che lì non c'è uno zombie. Io lo vedo. Che cosa gli hanno fatto a questo? Si è disteso perché lui gli piace distendersi nei luoghi strani. Oh! Merda, risali, pezza di merda! Ma che cazzo di gioco è che non... Oh, madò! Speriamo che non risale più nessuno. No! Dai! C'ho poco di vita! Merda! Chi è quello? Ah! Ah! Munizioni per il fucile, quale? Ah, guarda, sta pure... Ah, l'ho ucciso. Oh. Ma che ne vengono infiniti. Bengala. Mina. Le mine sarebbero molto utili. Fammi capire un po' com'è la situazione qui. Munizioni dalla carabina. Ce li ha e non dice niente il gioco. Vediamo. Molotov, mina, carabina. Vediamo un po' qua. Passa da sotto. Una bibita energetica. Sì, è il caso di prenderla. Vuoto. Ah, dobbiamo trovare un passaggio segreto nella Torre di Londra. Indietro a salvare non possiamo tornare. Qua cosa c'è? Vuoto. Questo posto è talmente buio. Una telecamera, non è? Sono le segrete queste. Minigioco.
Vai. Oh, ce l'ho fatta. Tu. Sistemiamoti subito. Un bengala. Cosa di cui posso fare a meno? Che strage. Abbiamo perso dati importanti con il saccheggio della biblioteca di Via Manley. Abbiamo recuperato quanto rimasto. Non siamo in grado di capire i suoi segni. Adesso funziona da lampada UV. Cerca un segnale. Bene. Quindi il passaggio segreto è questo. Qui c'è una tomba. Quello è l'ettagramma di Dio. Simboleggia l'unità dei quattro elementi, con alchimia, magia e scienza. Secondo noi conduce alla conoscenza segreta. Lascia perdere la mappa. Questo posto non è segnalato. Usa la lampada UV per trovare la strada. C'è un potenziamento capienza. Bel lavoro. Come faccio a raggiungerlo? La mia paura è che in tutto sto casino, ecco, che in tutto sto casino poi si spenga la luce. Segui i segnali, ti indicheranno il nostro bunker. Potenziamento capienza. Chi è? Cappellaio matto! Hai una molotov, però vabbè, lasciamola perdere per adesso. Non mi serve a niente una molotov nell'acqua. Pronto? Pronto? Va a fare in Gatto! culo, vai a fare in culo, basta, basta. Che gioco di merda, un gioco di merda, è un gioco di merda, è un gioco di merda. Che gioco di merda! Che gioco di merda! Vai a cacare, vai!